sarà attivato dal 10 agosto fino al 10 settembre il programma di protezione incendi per la salvaguardia dei boschi nel territorio comunale Teramano. In sinergia con le associazioni di protezione civile e vigili del fuoco, il progetto prevede un controllo accurato del territorio, questo al fine di intervenire nell'immediato in caso di incendio, ma anche essere da deterrente per i malintenzionati. Abbiamo voluto anticipare e fare attività preventiva in modo tale da poter tutti quanti insieme al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, insieme alla Prefettura che coordina, insieme diciamo, anche all'attività che poi sarà messa in campo dalla Regione, dalla Protezione Civile Regionale, un'attività di avvicinamento delle associazioni e di tutti coloro che partecipano a quelle attività poi di spegnimento e non solo di spegnimento. È un progetto importante, ambizioso, è il primo caso credo che si registri a livello comunale. È un'attività che abbiamo trovato da parte delle associazioni, quindi dei volontari, cioè dalla ninfa, di coloro che poi devono materialmente eseguire questa attività di avvistamento, una disponibilità a poter difendere il nostro territorio e quindi veramente un senso di vicinanza, perché non è un aspetto economico, perché lavorare in convenzione con il comune significa avere semplicemente il rimborso spese, quindi non è un'attività redditizia ma è veramente un'attività di volontariato nel vero senso della parola. I volontari perlustreranno con mezzi idonei tutto il territorio comunale, ma come specificato dai vigili del fuoco, anche l'aiuto dei cittadini è essenziale per contrastare il fenomeno degli incendi. L'azione del Comune di Teramo, che tende appunto ad avere sul territorio una squadra di volontari che può avvistare precocemente l'incendio, è fondamentale, ma anche lo stesso cittadino che dovesse avvistare un pennacchio di fumo o magari un incendio in atto è ovviamente importantissimo. Che chiami immediatamente il 115 dei Vigili del Fuoco, comunque i numeri di emergenza, per fare in modo che ci sia una risposta immediata, anche se dovesse rivelarsi un falso allarme, però comunque c'è un controllo possibile che possiamo effettuare sul territorio e, se del caso, intervenire rapidamente e quindi procedere allo spegnimento.